Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua come promesso per questo benedettissimo vlog per cui mi sono preso anche abbastanza tempo. Perché? Perché parliamo del futuro del canale, o meglio, in seguito a quel video che poi feci tanto tempo fa, poi saranno 2 settimane, in cui vi ho chiesto appunto di darmi un po' di consigli, un po' di feedback in generale su quello che avreste voluto vedere sul canale in futuro. Mi sono preso appunto un po' di tempo per rifletterci e devo dire prima di tutto che vi ringrazio con tutto il cuore per i tanti 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 commenti che mi avete dato, perché mi hanno dato modo di riflettere tanto sulla situazione, di pianificare anche tanto sulla situazione e spero di trovare anche una soluzione che possa accontentare un pochino tutti quanti voi. Per cui adesso da ottobre, diciamo adesso finiamo il mese in maniera un po' più caotica, da ottobre dovrebbe esserci finalmente una scaletta definitiva, un calendario di video, di uscite ben definito che vi proporrò su Facebook, per cui magari andatevelo a vedere lì poi quando sarà ottobre. E cosa più importante, ho seguito i vostri consigli, ho sentito tutte le vostre voci e di conseguenza ho deciso che, cominciamo con le cose importanti, ci sarà un buon equilibrio tra video di gameplay, quindi let's play e cazzi vari, e video un po' diversi con me che parlo davanti alla telecamera, perché comunque non pensavo, ma vi piacciono quel tipo di vlog, quel tipo di approfondimenti in cui fondamentalmente non facciamo altro che chiacchierare tra di noi senza che ci siano giochi o sequenze di giochi a infarcire un po' i video, e di conseguenza, come poi avete visto, ho già riniziato a farlo perché il discorso dei video sull'industria è un po' figlio di queste vostre richieste, così come alcuni video, come per esempio quello che ho fatto su, non mi ricordo su cosa l'ho fatto, comunque l'ho fatto su qualcosa che in questo momento mi sfugge, anzi lo vado a vedere. L'ho fatto su Resident Evil Umbrella Corps, giustamente, ecco appunto. Perché alla fin fine poi è quello che ho fatto per iniziare il canale, quello che ho fatto inizialmente, mi avete conosciuto così, con me che scleravo fondamentalmente e comunque davo un mio parere sulle varie situazioni che ci sono nell'industria al momento, e di conseguenza è qualcosa che ultimamente avevo un po' perso, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per mancanza di ispirazione, ma avendo sentito le vostre richieste appunto ho deciso di ricominciare a farlo, per cui vedrete da ottobre, già da adesso poi insomma, una serie di nuovi video su questo filone, insomma. Ci saranno ovviamente gameplay, ci saranno let's play, ci saranno 2 let's play che porterò avanti in coppia. E di conseguenza ci sarà uno di stampo horror, perché comunque è qualcosa che mi piace, che stranamente riesco a giocare solamente nell'ottica del lo sto facendo per i miei amici di YouTube e non personalmente, perché mi cago sotto da solo a giocare a quei giochi, come poi avete visto. Per cui è qualcosa che farò per divertimento, perché comunque mi piacciono quel tipo di prodotti, e con l'occasione, insomma, vi farò fare 2 risate anche a voi. In coppia con quell'oro, poi ci sarà qualcos'altro che ancora sto cercando di capire, visto che adesso siamo un po' orfani di Inquisition. Per cui stavo pensando al DLC di The Witcher, ma comunque potrebbe anche esserci qualcosa di diverso per sostituire poi Party Hard, che vi è piaciuto tanto, per cui vorrei trovare qualcosa di simile a quello per poter andare avanti. Detto questo, la decisione sulla quantità di video sarà di 2 video al giorno, con però qualche eccezione. Perché? Perché ho deciso, visto che me l'avete chiesto in tanti e visto che a me va sinceramente di fare questo Road to Division 1 in FIFA 16, ma lo farò in maniera molto particolare, e per questo, visto che non voglio diciamo rompere le palle a chi FIFA non lo segue, lo spiegherò in un altro video che probabilmente troverete già adesso sul canale, per cui lì parliamo solo di FIFA, qui parliamo un po' di tutto. Ma la cosa importante riguardo a FIFA è che, visto che è un qualcosa che alcuni vogliono e altri no, non andrà a intaccare la nostra scaletta, nel senso che ci saranno sempre 2 video al giorno, ma i giorni di FIFA ce ne saranno 3. Per cui chi FIFA lo segue si ritroverà con 3 cose, chi FIFA non lo segue avrà sempre comunque 2 video da vedere al giorno. Per cui spero che questo piccolo compromesso sia stato, cioè possa essere accolto bene da chi FIFA lo odia, fondamentalmente. Quindi ho cercato di trovare una via di mezzo per accontentare un po' tutti, visto che quello era un po' il mio obiettivo sin dall'inizio. Poi altre cose che mi ero segnato, ci saranno come sempre, li scopriamo, anche se saranno un po' di meno rispetto a come ho fatto ultimamente, perché vorrei puntare più su giochi magari un po' più interessanti, andando ad approfondire un po' prima magari quello che propongo, in maniera tale da non
proporvi roba continuamente, ma scegliendo magari con un po' più di attenzione, in maniera tale che siano, magari scopriamo, di qualità un po' più alta, su prodotti di qualità un po' più alta, perché comunque la qualità li scopriamo è sempre quella, che vi piaccia o no. Io in quel modo li faccio e intendo continuare a farli perché mi piace come, come approccio a un gioco indie, di scoprirlo con voi, fondamentalmente, senza starci troppo a ragionare dietro. Poi altre cose che volevo dirvi, la scaletta ve la dirò poi quando sarà ottobre, così c'ho una scusa, insomma, per andare un po' più con calma, perché vorrei preparare una cosa tutta fatta bene con Photoshop, in maniera tale che sia anche carino da vedere. E discorso Twitch, io sto riflettendo tantissimo su questa questione di Twitch, perché so che alcuni di voi mi hanno suggerito di farlo, perché mi permetterebbe di acquistare tanti nuovi iscritti, mi permetterebbe di aumentare la mia visibilità su internet, eccetera. È un qualcosa che onestamente a me piacerebbe tanto fare, non l'ho mai negato. Il problema è che al momento il mio tempo è poco, come poi ho anticipato in tante occasioni in altri video, non ho tantissimo tempo, e in questa fase devo dire che, per quanto possa suonare strano, la mia priorità siete voi, non è il prendere nuova gente sul canale. Di conseguenza non so se in questa fase della mia vita, in cui sto comunque lavorando parecchio, tutto il tempo libero lo dedico a fare video per YouTube, e vi assicuro che fare due video al giorno non è che porti via poco tempo, ma ne porta via tanto. Di conseguenza non so obiettivamente quanto tempo avrò per andare su Twitch. La mia idea sarebbe quella di fare almeno due dirette a settimana, magari il martedì e il giovedì, da orario poi preserale, quindi tipo le 6 fino alle 7:30, 8. Ma ripeto, dipende se ci riuscirò. Comunque sia, la mia vita si sta evolvendo tanto in questo momento. Lavorativamente parlando, come poi alcuni di voi sanno, le cose non stanno andando proprio alla grandissima, perché ho un po' di impicci, e non si sa mai che magari a breve YouTube diventi anche la mia attività principale. Comunque è un po' tutta una cosa in divenire. Nel caso ovviamente che YouTube diventasse la mia attività principale, chiaramente avrò il tempo anche per Twitch, ma in questa fase, ripeto, mi interessa più il curare i miei iscritti attuali piuttosto che cercarne altri, per cui Twitch sì, bellissimo, avrei tanta visibilità, ma non ho il tempo di seguirlo. Perché? Perché ne risentirebbe il canale. Siccome non voglio fare tante cose fatte male, preferisco farne una fatta bene, che quindi è YouTube, per cui ci sto ragionando tanto, ci lavoro tanto, cerco sempre video diversi, insomma, anche il tempo, il banalissimo tempo di editing sul computer, insomma, porta via tanto tempo, perché credetemi, anche solo per renderizzare un video di 20 minuti ci metto un'ora, per cui ci vuole tempo, insomma, e non è una cosa che uno può gestire un po' alla cazzo, facendo sì, intanto faccio Twitch, poi faccio YouTube, se mi avanza il tempo. Non sono così, sono abituato a fare le cose fatte bene. Quando poi ho archiviato una cosa fatta bene, so di poterla gestire, passo ad altro, per cui Twitch in questa fase sarà un po' una cosa ambigua, che quando riesco ci vado, ma non ci saranno appuntamenti fissi. Purtroppo, perché poi so che anche diversi di voi che mi seguono avrebbero voluto vedermi più attivo lì, ma ripeto, la mia priorità adesso è il canale su YouTube, poi Dio provvede. Per il resto, che cosa dirvi? Qui mi sono dilungato proprio tanto. Ah, ecco, la cosa fondamentale, che sono le vostre domande. Come poi avete visto, ho cominciato a mettere in descrizione la frase: se avete domande mettete l'hashtag Falco risponde. E qualche domanda è arrivata, non sono tantissime questa volta, per fortuna o purtroppo, insomma, almeno posso fare una cosa un po' più rapida. E sono... la prima domanda me la fa Walter, il mio amico Walter, che mi chiede: quali anime e manga ti piacciono? Un po' tutti, fondamentalmente, perché sono amante, ma negli ultimi anni ho un po' mollato perché la mancanza di denaro mi ha impedito di comprarne chissà quanti. In generale quelli tendenti a Berserk, quindi roba tipo Claymore, mi piace tanto anche Death Note, oddio, ce ne sarebbero tanti, Evangelion, Okuto no Ken, che è quello che ho seguito da quando ero bambino, che avete dello Zodiaco, insomma ce ne sono tanti, ma io sono un po' più su quelli vecchi. Quelli nuovi non ho grande conoscenza di quello che è uscito negli ultimissimi anni. L'Attacco dei Giganti è un altro che mi è piaciuto tanto tra quelli recenti, è quello che mi è venuto in mente. Quali sono i tuoi personaggi anime e manga che ti piacciono maggiormente? Gatsu di Berserk, da cui poi deriva anche il mio nick, Falco Nero, l'armata dei falchi, lui era il guerriero nero, per cui Falco Nero, ho fatto un po' un mix, e il nome è venuto da là.
Quali sono i generi di film che ti piacciono di più? Quelli a sfondo storico, che sembrerò un vecchio di merda dicendo così, ma roba tipo Troy, Le Crociate e quelli di mafia, per cui sono fissatissimo. Poi, come avevo già detto in un precedente vlog, con roba tipo Il Padrino, queste cose qua. Che ne pensi dei film di supereroi e o fantasy? Che ne penso? Che alcuni sono splendidi, altri mi hanno fatto veramente ribrezzo, ma in generale credo che gli ultimi film, poi quelli della Marvel, siano veramente fatti bene e spero ne facciano sempre di più, perché obiettivamente, pur non essendo un amante dei fumetti all'americana, i film e comunque il mito dei supereroi mi piace tanto. Detto questo, domanda number 2. Renny mi chiede: qual è il gioco che ti ha deluso di più? Cosa ne pensi dei giochi per smartphone? Pensi se nel futuro saranno un flop? Allora, qual è il gioco che ti ha deluso di più? Vi dico Broken Sword 5, perché io sono un fissato malato dei primi Broken Sword. I primi due per me sono i giochi più belli mai creati, probabilmente. Il 3 e il 4 un po' così, il 5 lo aspettavo con un'ansia spasmodica, credevo che sarebbe stato, diciamo, un ritorno alle origini della saga. Non mi è piaciuto minimamente, perché secondo me ha perso completamente l'anima di quello che era Broken Sword, per fare qualcosa che non è né carne né pesce, che tenta di accontentare vecchi e nuovi appassionati e scontenta tutti. Cosa ne pensi dei giochi per smartphone? Mi fanno cagare, lo dico con grande sincerità e trasparenza, non mi piacciono, non mi piace il genere. Credo che i giochi per smartphone abbiano distrutto la concezione stessa di videogioco, perché non sono giochi, sono quelli che 10 anni fa erano i giochi per flash. Per cui non è qualcosa che mi piace, non è qualcosa che seguo, anche perché quei pochi che ho provato a giocare mi hanno deluso per il semplice fatto che mi ci stavo divertendo e mi sono poi scontrato con questo muro immenso di microtransazioni che mi ha fatto passare la voglia di andare avanti, perché io soldi per quei giochini non li spendo neanche con una pistola puntata alla testa. Penso che saranno il futuro, sì, perché purtroppo il pubblico di videogiocatori ormai è talmente vasto che comprende anche gente che di videogiochi non capisce una cippa. Per cui credo che avranno tantissimo successo e che fino al momento in cui magari non ci sveglieremo un po' tutti quanti, continueranno a vendere il triplo rispetto ai giochi tradizionali. Poi, altra domanda che me la fa Giuseppe Concilio, che chiede: la mia domanda è: quanto tempo libero dedichi ai videogiochi al giorno? Tanto, nel senso che facendolo anche come lavoro sono costretto a giocarci parecchio, comunque in linea di massima diciamo 3-4 ore al giorno. Da però 10 anni, per cui tante ore, poi il weekend magari se riesco pure qualcosina in più, anche perché ho la fortuna di avere una donna a cui piacciono, per cui spesso giochiamo anche insieme. Poi il caprone White Goat, che tra l'altro andate a vedere il suo canale, perché è uno dei pochi su YouTube veramente fatti bene tra quelli piccoli, perché tanto quelli piccoli sono sempre quelli fatti meglio, quelli grossi solitamente valgono un pochino meno, tranne ovviamente rare eccezioni che ci sono. E che mi chiede: se dovessi scegliere tra 3 oggetti da utilizzare come arma principale da portare con te in un dungeon, quali di questi 3 equipaggeresti e perché? Pelapatate, set di sottobicchieri e cavallo a dondolo di legno. Io direi un pelapatate, perché il pelapatate può tagliare. Se uno io, siccome mi sono quasi staccato un dito una volta con un pelapatate, devo dire che la trovo un'arma veramente letale e credo che potrebbe essere utile, anche perché oltre a poter tagliare si può anche lanciare e fa parecchio male essendo di ferro. Poi l'ultima domanda, credo, sì, l'ultima domanda me la fa Richidona, che chiede: perché ti chiami Falconero? Come dicevo prima, perché sono appassionato di Berserk e il discorso del Falconero l'ho spiegato prima, è inutile che lo rispiego. Detto questo, ragazzi, niente, io direi che il vlog si chiude qua, spero di non avervi annoiato troppo, ma di cose da dire ce n'erano tante e ci tenevo a farvele sapere, per cui niente, se poi avete altri suggerimenti, cose, commenti, idee, pareri, cose varie, fatemelo sapere nei commenti, che c'è sempre tempo per rimediare, anche perché il canale è in costante evoluzione, lo facciamo insieme, come poi ripeto, è una cosa che voglio conservare per sempre, quello di svilupparlo con voi, soprattutto voi che siete diciamo lo zoccolo duro della mia community, perché siete i primi iscritti che ho, e ci tengo che voi in particolare rimaniate sempre quelli che mi aiuteranno a modificare poi e a migliorare il canale, per cui qualsiasi cosa avete da dire, commentare, criticare, fatelo, perché tanto da voi accetto tutto. Per cui niente, ragazzi, grazie come sempre e ci vediamo alla prossima.